Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vedete questa postazione del mio cane da bagno. Sto cercando di non farvi vedere la stanza. Il room tour uscirà molto molto tardi. Ho i capelli così tanto da pazza, perché ieri era Halloween, quindi sono messi i capelli, non mi dispiace, una parte la parte superiore che è un po' troppo vaporosa. Allora, ho questa inquadratura strana dove mi vedrete con le cosce enormi. Ho il telefonino appoggiato sul letto con una coperta, perché a parte il calendario di Jack Skeleton, che manco si capisce, cerco di non spoilervi tutto perché voglio mostrarvi quella stanza molto molto bene. Poi può anche darsi che questo video uscirà, non penso di fare subito il room tour, però voglio prima farvi godere, diciamo, l'evoluzione della stanza. Poi potete già capire comunque da qualche video che farò i vari cambiamenti. La mia postazione non sarà questa, ovviamente, perché sto cercando appunto di fare delle, diciamo, come si possono dire, posizioni strategiche per non farvelo vedere. Allora, ogni volta che faccio video mi torna la raucedine, avete pazienza. Allora, intanto vedrete le mie cosce, ma va bene lo stesso. Sono molto bene, sì, tanto mi sono depilata. Allora, procediamo. Ho fatto degli acquisti da Tiger. Guardate che bella già la mia borsettina. Allora, non mi ricordo se tutti questi acquisti li ho fatti. Non sono tutti da Tiger, sono onesta, però la maggior parte sono di Tiger, quindi li chiamerò acquisti di Tiger e non solo. Allora, iniziamo dalla busta. La busta l'ho pagata, non è che. Però è bellissima, poi la faccio vedere singolarmente. Allora, iniziamo a togliere le cose dalla busta. Allora, queste due cose ve le mostro insieme perché. La posso fare. Queste due cose ve le mostro insieme perché c'era il 2x1, ovvero se ne prendevi due, pagavi 1 euro. Una taglia. Sono identiche. Una è mia e una del mio ragazzo, ma il mio ragazzo se l'ha dimenticata qua. Sono azzurro e blu, eh. Fortunatamente abbiamo trovato un colore che andasse bene a tutte e due. Perché io rosa non l'avrei presa. E poi ci metterò praticamente un gancetto dietro, qua, che ce l'ho ancora da pezzi che furono. E penso di attaccarlo al muro, non so se attaccarlo qua, che voi non lo vedete, ma questo qua non è bianco, fatto apposta per la luce, ma non è bianco. Lo attacco qua, che potrebbe essere una bella idea, perché poi sì, questa sarà la parete della mia futura postazione, che è ancora in lavorazione. Sarà la mia postazione, diciamo, da letto. Poi quella della scrivania ci vuole ancora un po' di pazienza, però a maggior parte dei video li farò sul letto. Un cucino. Allora, comunque, queste qua pagate prima 50 centesimi l'una. Una finirà a me, appunto, perché notate, ha un pennarellino. Questa penso sia una specie di lavagnetta. Presumo, allora, portato che hanno scritto il contrario tutto, quindi non so se sì, penso che si usi così, dovrei appenderla. Però a me è più così, che dite? La appendo così. Allora, c'è un block notice. Leggiamo, allora, 400.000 lingue. Bacheca con blocco e pennarello. Io spero, mi auguro che il pennarello vada via, lo scopriremo insieme poi. Comunque, due. Allora, 1 euro. Sì, in teoria bisognerebbe appenderla così, cioè al contrario, la voglio tenere così più bella. Anche perché vi dico un piccolo spoiler, non so se sarà spoiler. La mia stanza, essendo che l'ho cambiata un po' perché volevo che rispecchiasse più me stessa. A me, la mia stessa di adesso, di 27 anni, e l'ho fatta più che rispecchiasse quello che amo adesso, che sono 400.000 cose diverse, però con un unico comune denominatore che è il mare, quindi allora questo lo mettiamo poi a posto. Quindi, allora, altra cosa, andiamo a frugare. Questo qua lo userò anche per gli ASMR. Vi state chiedendo che cos'è un massaggiatore? Massaggiatore. Vedete, si muovono anche da soli, praticamente, quello che ho capito. Ed è appunto un rullo per massaggi. Lo userò anche per fare degli ASMR. Sento i rumori di là sulle mie che trafficano, come sempre. È veramente figo, poi è mobile, non è molto. È ammaccante. Lo userò per fare un video. Mi voglio di grattarmi la schiena. Volevo cercare la spugna. Non avevo una spugna. Quella cosa che vi grattate la schiena per lavarvi la schiena, tipo. Non l'ho trovata. Quando non la cerco c'è sempre. Quando la cerco non c'è. Quella
Questo, se non sbaglio, se troverò lo scontrino immerso in questa ruota, ce lo scontrino. Ui, buono, buono. Allora. Quale di Natale? Borsa Renna. Ok, allora. Sì. Roller per massaggio questo viene 2 euro. Però è carino. Qui era in legno. Adesso quello prenderò nella doccia e questo poi lo levo. Che nella doccia poi? Non lo so, comunque. L'ho pagato 2 euro. In totale ho speso 7 euro. Poi vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Ah, questo qua, che fantastico. Ci farò l'ASMR. Vedere lo scontrino da paga. Ieri. Poi, un'altra cosa che ho comprato, sempre da Tiger, che è molto molto fragile, ho deciso quest'anno di scusatemi, senza spoilerare la mia postazione, non guardate i miei capelli cotonati che da ieri che ho dei problemi. Allora, questa cosa qua l'ho comprata, è infatti imbalsamata perché è molto fragile. Se non sbaglio costano 2 euro l'una, no, 1 euro l'una, scherzavo, ci sono palle di Natale, ma guarda che belle. Una forma di sushi, le metterò nell'albero quest'anno. Mamma mia, le comprerò anche altre. Sono fragilissime. Se cadono per terra sono tipo come il vetro. Però sono fantastiche. Questa è forma di sushi. E l'altra, indovinate che cosa è? Forma di sushi, anigiri. E poi c'era anche l'avocado, però non l'ho preso. Poi le prenderò mamma a mano. È un super nigiri. Sono bellissimi. Infatti, io spero che resistano fino a Natale. Li terrò con molta cura. C'è anche un'altra cosa, ma non ce l'ho nel pacchetto, l'ho già messa di là. Però vabbè, non l'ho presa da Tiger. Queste sono le cose che ho preso da Tiger. Quindi ho speso praticamente 2 euro per queste qua, 1 euro per le lavagnette, tutte e due, quella del mio ragazzo, 2 euro per il rullo. E poi, questa è un'altra cosa che vorrò vedere dopo che non ha niente a che fare. E poi 2 euro per la busta, perché ovviamente finirà qualcuno di voi. Perché è stupenda, guarda quanto è bella. Se no quasi quasi ci tolgo i manici, me la tengo io perché è troppo bella. Non lo so. Comunque c'è anche le orecchiette. Poi dietro è normale. Però ragazzi, cioè, bellissimo. Facciamo un casino. Ora. Poi la roba la metterò a posto. Tranne questo, quello lo metterò dentro. Per il momento. Perché? Se no si spacca. Poi li troverò un posto. Il massaggiatore lo metto qua, che poi dopo sistemo tutto. Queste qua invece le ho prese nelle bancarelle che c'erano da me in via Garibaldi. Se qualcuno è interessato a Torino, via Garibaldi. Ci sono sempre tutti i weekend, questi ragazzi che le vendono. Ci sono sempre dal giovedì al. Ci sono giovedì alla domenica forse, non so se la domenica compresa, non me lo ricordo, me l'ha detto, ma. Allora, questa. Sono tutte lavabili, bisogna lavarle prima. Questa è quella che ho messo ieri. È fighissima. Poi l'ho tolta. Perché comunque devo lavare tutto il resto. Comunque però. Guarda che figa che è. Non so se riuscite a vederla. È bellissima. C'è una ragazza che l'ha truccata con questi occhi, anche perché il resto del corpo non ce lo dovevano truccare. Il resto della faccia. Così, ed è bellissima. Ha anche gli estici molto morbidi. E tutto il resto io le trovo bellissime. Poi è una cosa fantastica, secondo me, di avere. Qua uno spazio aperto che se vuoi aggiungerti tu il filtro lo puoi fare. Invece l'altra parte invece è cucita. Volendo qua poi tra l'altro lo puoi anche regolare per la ragazza per gli elastici, tipo se li vuoi fare più lunghi o più corti basta che tu lo metti dentro, gli dai un punto, eccetera. Però secondo me è perfetto anche del filtro. Secondo me è una cosa molto buona. Che tipo se io uso una delle due per andare in pullman, ci aggiungo il filtrino dentro. Poi il filtro basta sfilarlo comunque. E sono lavabili. Non, lo pagate 5 euro l'una, ma il tessuto è in cotone. Sono fatte veramente bene, perché ne ho prese tante, ma quella è una parte veramente di merda. Poi guarda che bella, cioè, è stupenda. Poi copre il viso comunque. Io uso normalmente quelle chirurgiche, però ho detto ogni tanto. Mi sa so che tanto ormai siamo fissati con questa mascherina. Invogliate le persone a mettere le mascherine. E poi ovviamente non poteva mancare la casa. Anche mia ragazza l'ha presa, però ce l'ha diversa dalla mia. E ha gli elastici neri, cosa che io adoro. È fantasticissima. Anche questa ha sempre il bucone laterale, questo c'ha un foro laterale.
sempre, dove ci potete mettere appunto, penso anche i soldi. In questo caso, ah, in questo caso ha tutti e due buchi aperti. In questo caso penso perché fosse stata progettata per un uomo. Però vabbè, viene comunque comoda perché puoi sfilare dentro le cose, però è fantastica. Questo partigiano, portami via. Poi le lavo tutte e due. Le lavo a mano ovviamente perché ho paura che sennò si sfracellino e l'ho pagato 5 euro tutte e due e ce ne sono tantissime. Comunque c'era anche una con la tigre, a me quelle sono zebrate, queste cose non mi piacciono, sono sincera. Ah, c'è il mio elastico anche di ieri sera, per quello non l'ho pagato, è mio. E niente, questo qua mi piaceva tantissimo perché non lo so, mi ricorda tanto il film Coco, il cartone animato, non so se anche a voli. Poi non ne sono per Halloween, cioè nel senso mi piaceva proprio come era fatta, mi sono innamorata di questa. Anche se ha gli elastici bianchi, però non è male. Cioè queste quelle comunque mi piace averle perché quelle chirurgiche sì, le uso per tutti i giorni, ieri l'altro meno male che me le sono portata di scorta perché ho preso il caffè da Oz che sarebbe tipo uno Starbucks, solo che Starbucks c'era 400.000 persone e quindi io ho detto lo prendo Oz a Porta Nuova e mi sono sbrodolata tutto il caffè addosso. E quindi la mascherina ormai la uso come bavaglino. E quindi meno male che me ne porto un paio dietro. Quindi ho pensato comunque che non si sa mai. Diciamo che se esco mi voglio mettere questa, almeno questa cosa le sbavole le posso lavare. Tanto di non macchiarle. Perché mi piacciono comunque perché magari, che ne so, devo uscire, magari non per fare solo le commissioni, queste cose qua. E magari sono vestita in tot modo, so che poi me la tolgo per mangiare. Però più carine e vi consiglio di prenderle per 5 euro vanno bene, poi dipende di quelle anche di marca. Ovviamente adesso lo sto tenendo qua dentro perché dove vado, quando poi le laverò anche la busta e le farò sempre qua dentro. Potrebbe essere anche un ottimo regalo di Natale, no? Non perché auguro a tutti che ci sia questa situazione, ecco, per sempre, ma per il semplice fatto che comunque sono utili. E poi io le sfrutterò comunque magari per fare dei cosplay o queste cose qua, quindi le ho prese comunque con l'intenzione di riutilizzarle nel tempo. Perché ne ho anche una di Tokyo Ghoul, però non è enorme perché ha la zip sulla bocca, quindi passa l'aria. Quindi ci dovrei cucire se riesco, cioè o cucire, o in qualche modo sì, posso cucire se riesco, o incollarci un filtro all'interno, perché sennò non ha nessun senso metterla. Già. Però sarebbe figo. Devo. Se riesco poi prendo una mascherina normale, non quelle chirurgiche ma le altre, quelle che sono tipo in stoff, non in stoffa, in tessuto bianco. Tipo e ce la cucio dentro, la metto, adesso vedo un po' cosa fare. Potrei cucirci anche come queste qua, la doppia stoffa e infilarci dentro il filtro. In questo caso si risolverebbe il problema della zip, che se si apre, cioè è comoda per me ma non ha nessun senso se la metto. E niente. Questi sono tutti i miei acquisti, a parte il fatto che abbiamo mangiato a pranzo fuori, e poi ci sono tutti i caffè da Ozzo, queste cose qua, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto. Ah, anche l'arena l'ho pagata, lo ripeto sempre. Sono stata anche da Nato Tiger perché volevo prendermi, non so perché, se qualcuno ha visto il costume, cioè costume di Halloween, avevo le rose in testa che uso anche per i video ASMR. C'è anche il cerchietto con il velo, peccato che era finito. C'è solo il cerchietto. No, mi piaceva col velo nero, che era bellissimo. Perché l'anno prossimo volevo mettermi quello, a cerchietto col velo nero, e poi farmi tutti gli occhi, quelli tipo come la mascherina. Sarebbe stato fighissimo. Poi l'anno prossimo vedremo. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. E niente. Facciamo il momento copertina, che dite? Il momento copertina tipo così. Non so fino a che punto. Così. Vi saluto. Vediamo nel prossimo video.